che non so che espressioni c'ho. Voglio dire, con la televisione tutti vediamo la stessa immagine, quella che ci fa vedere, quello lì. Adesso vedete la mia faccia. E allora è un problema. Allora è giusto? Chi è lui? Chi è? Come si chiama? Dove abita? Che scuola ha fatto? È sposato? È gay? Perché potrebbe cambiare l'inquadratura. Allora, no, ma scusate, guardate che quando noi vediamo i servizi ai telegiornali dell'informazione, guardate che il 90% delle immagini che vediamo sono finte, fasulle, girate un anno prima. Tutte le volte che parlano di tangenti fanno vedere uno con una 24 ore inquadrato da qui in giù, che è un commesso viaggiatore di 2 anni fa che se ne andava per gli affari propri. Sempre quello lì. Poi guardano un citofono. Tu mandi una troupe a inquadrarmi un citofono. Ma lo smontavi, lo portavi lì, me lo facevi vedere da un ferramenta. Io, guardate che, allora quando vedo guerre, guardate che c'è una guerra che si dilunga in Bosnia. Per l'effetto dei giornali, mettono gli articoli, le etnie una contro l'altra. Se no, perché l'UNESCO avrebbe messo una nave con 7 giornalisti di 7 etnie diverse che si chiama libertà di parola a spese dell'UNESCO, dicendo a questi 7 giornalisti, per amor di Dio, raccontate la verità e abbreviate la guerra. E allora cosa vedo in televisione? Mi fanno vedere un cecchino che spara e lui riprende. Chi mi dice che non spara perché è ripreso? E chi mi dice che non l'ha rifatta 3 o 4 volte quella scena lì? Perché l'ha ripresa male. Aspetta, vengo di là, puoi sparare di nuovo. Ecco, vai. Pa. Cosa vedo io? Vedo quello che mi dice lui. Vedo l'uso della televisione che fa Berlusconi, che arriva col suo visagista, il suo cameraman, il suo scultore personale, il manovale che tira su, il cazzuolatore, quello con lo stucco, c'è tutto. Lo stuccatore va lì, però Prodi invece va in televisione, la zia, l'avete visto da Costanzo Berlusconi, Costanzo era un po' agitato perché voleva far vedere che lo trattava come gli altri però dentro. Allora gli diceva, sì, lei ha 5 ville sulla Costa Smeralda, gliel'ha detto, come mai, E lui ha detto, perché sono un papà, ho 5 figli. Io speravo che aggiungesse, ma quei 75 milioni di libretti al portatore sono per i nipotini? Non gliel'ha detto. Allora, era un po' agitato. Con Prodi, si è messo dietro. Mi permetto di spiegarvi come si usa la televisione, perché ne ho fatto un po'. Allora, Costanzo dietro. Faceva la domanda a Prodi con la telecamera lì. Allora, cosa fa uno? Se uno ti fa una domanda che è dietro, rispondi e ti giri verso chi ti ha fatto la domanda. Se ti giri, il cameraman ti inquadra l'orecchio. E tu a casa vedi l'orecchio di Prodi, magari con i peletti che escono. Se invece... Cos'è? Ma ha guardato il peletto? Sì. Se invece lui ti fa la domanda da dietro e tu rispondi a quelli a casa dicono, che cazzo vuoi da me, la domanda te l'ha fatta lui, cosa rispondi? Allora, già la posizione che hai assunto è sbagliata. In più, se lui decide di inquadrare un'altra cosa mentre stai parlando, quello che dici non ha più valore. E succedeva lì, Prodi parlava delle pensioni, perché Costanzo ha detto, mi parli delle pensioni, e mentre Prodi parlava delle pensioni, l'inquadratura era sulla faccia di Costanzo che faceva... Ecco com'è l'uso. Questa informazione vigliacca che ci prende per il culo, che ci sta disinformando tutti. Ci sono oggi 100 testi di 100 scrittori che asseriscono che l'Olocausto non è mai esistito. Stiamo perdendo la memoria. Ci cambiano le parole, le robe. Senti... Sono andato a vedere un diario di Goebbels. Siamo collegati anche con i tedeschi. I diari di Goebbels usavano parole come Jungerlager, campo della gioventù. Ci uccidevano i pensionati. Joy division, divisioni della gioia, uccidevano i bambini.
azioni di riappacificazione uccidevano i ritardatari nelle marce. Camera gas, non le chiamavano camera gas, le chiamavano camere di disinfestazione. Poi sento Fini che dice, bisognerebbe bonificare la stazione Termini. Oh. Allora, è la stampa, questa informazione schizofrenica, che deve durare 24 ore, questa informazione schizofrenica, che deve essere veloce, più veloce è, più spazio acquista. E noi lì che siamo sempre più disinformati. Cosa ci ricordiamo dei processi di Tangentopoli? Perché è stato condannato Cusani? Perché reato? L'abbiamo visto per mesi in diretta al processo. Uno che mi dica perché è stato condannato Cusani. Non lo sa nessuno. Perché non è stato possibile condannare Craxi? Non lo sa nessuno. Ci ricordiamo l'immagine di Pietro col computer. Spazzali che fanno, lei esagerò. E poi Forlani con la bava di Forlani, delle cose così, poteva anche essere innocente che l'ergastolo. Adesso è venuto in Svizzera, qui vicino a Ginevra, si è fatto operare, si è fatto fare due canalette qui e si fa la fonduta direttamente nelle tasche. Dio mio, eh? E allora... questa informazione è schizofrenica, è veloce, tieni, prendi il capo, sai che cos'è questo? Sai che cos'è? È un filo a fibre ottiche, passa tutto di lì, passerà tutto da lì, e noi stiamo a fare riunioni in Parlamento, la destra, la sinistra, la finanziaria che non so neanche cosa sia oggi. Le pensioni, combattimenti per avere 17.500 lire di più al mese. Ci sono i pensionati che hanno detto, porca puttana, che problema adesso, cosa ne faccio di questi soldi qui? Magari un 12.000 li investo in bot e 3.000 lire me li spendo in un viaggio su me stesso girando con... Allora, e mentre stiamo parlando così, tieni, stanno facendo una manovra da 800.000 miliardi, perché qui passa tutto il nostro futuro. Guardaci dentro, guarda dentro, è lì il tuo futuro. Qui ci parla la televisione, ci passa il telefono, veloce, la più grande invenzione dell'umanità, secondo me, dopo la ruota, il telefono. Siete d'accordo? Tutte le volte che io parlo e risponde uno, pronto, Dio, guardo ancora sotto la cornice. Mi sembra straordinario. L'invenzione deve averla fatta per forza. Sputo, comincio a sputare, poi mi trasformo come... vedo, perché lui mi guarda con un'espressione come Costanzo guardava Prodi, la stessa. Con un po' di disgusto, sono disgustoso. Se c'è qualche donna con la pelliccia di lontra... Allora... non puzzo, no, ti faccio sentire che non puzzo, eh? No, non odoro ancora, no. Voi siete i professionisti degli odori di formaggio, svizzeri. Dai, avete una nazionale di sci, addirittura una volta il formaggio era prima e dopo un uomo. Adesso è diventato l'uomo coi buchi. Cazzo, cosa si danno, la fonduta al posto della sciolina? Veramente. E se sponsorizzasse, non so, e la ditta Tampax, la nazionale femminile? Cosa dovrebbero fare? Tutte delle cose. Stappo! Ha vinto e si stappa all'arrivo. Dio mio. I mostri! Anche sto cazzo di tomba qui. C'è yoga, cosa? Pinchi, pinchi, trinchi, trinchi. Arriva e alza uno sci e mi fai vedere. Cosa mi fai vedere? Arrivi. Un giorno saremo tutti così. Come va? Bene, tu? Cioè... lo proprio. Tutto qua. E dicevo, il telefono. Guardate com'è diventato. Io ne so qualcosa perché non so se da voi è successo lo stesso. Con l'144, queste cose qua. C'era anche qui? Hans von Zibet. 144! 156, 156, è uguale. Pensa come si è ridotto Meucci. Quando ha inventato il telefono avrà detto, voglio far parlare il mondo.
Sono uno scienziato, serve per far comunicare il mondo il telefono. Pensa, grazie. Fermo ancora, facciamo una doppia. Se non è venuta bene. Non mi ha detto proprio, fermo! Mi avvisi, Vabbè. Allora, pensate al telefono che fine ha fatto. Da Meucci, la comunicazione planetaria, a Biagio Agnes, la pugnetta intergalattica. E allora? E adesso ci sono i scioperi giornali, ma leggerete domani, questo è uno spettacolo anche di informazione che io vi dico perché mi sono informato, è il mio lavoro. Gli 00 ci sono anche da voi, che chiami, non è vero niente, è una truffa, perché queste sono associazioni a delinquere, vere. Telecom, SP.PA. SPA. Loro cosa dicono? Noi non sappiamo niente. Noi affittiamo le linee a delle altre società a responsabilità molto limitata. E quello che fanno noi non ci riguarda. Vigliacchi. È come se la ferrovia dicesse, beh, c'è un treno fermo 2 giorni, lo affittiamo alle bagasce, fanno 2 o 3 marchette, a noi non ci riguarda, ci danno il 10%. Guardate che è questa la verità! Questa è la verità! Dio mio! Il telefono! Lo 00, fai lo 00, ti dicono che sei in intercontinentale, non è vero! C'è la cosa che si chiama? C'è la società che ti risponde, lei è in intercontinentale, non è vero! L'ho fatto io tutte le prove, non c'è il prefisso, non c'è il paese con quel prefitto lì. Tu stai chiamando una dall'Australia, che è là che dice, oh, che in effetti è sotto casa tua, che dice, che cazzo fai, telefoni là, se vieni giù, ci mettiamo d'accordo e ti faccio spendere un po' meno. Sono società, le società sono monopoli, che siano privati o che siano statali, è lo stesso. Questi che vogliono privatizzare, cosa privatizzi? Il privato chi è? È lei, signora, con una faccia, sono io con un nome, è lei, nome, cognome, indirizzo, noi siamo i privati. Questi vogliono il capitalismo, non c'è il capitalismo, sono comunisti. Quelli che vogliono privatizzare sono i veri comunisti. Scusate un attimo, un operaio a Leningrado, durante il comunismo, cosa facevano? Quali erano le 3 regole del comunismo? Se durante il lavoro sbagliava un pezzo, lui non era responsabile. Lui rimaneva anonimo e non metteva mai in discussione le azioni del partito. Giusto? È giusto? È una domanda, è giusto? Oggi le società come sono? Private, capitalistiche, anonime, con cappuccio o senza, a responsabilità limitata. Fai dei disastri e non risponde nessuno. Fai dei disastri, mio figlio tutte le mattine a 1 anno si alza e mi guarda come dire, c'ho già 42 milioni di debiti, c'ho anche il buco dell'ozono, chi cazzo lo paga il buco dell'ozono? Il buco dell'ozono, lo sappiamo benissimo, chi l'ha fatto, se c'è, io penso di sì, ma so anche i nomi, sono nomi precisi, sono 4 industrie, la Erst chimica tedesca, la ICI inglese, la Monteiso italiana e la DuPont americana, 4 aziende, chi sono? Una faccia, sono privati quelle lì, non sono mica statali. Chi sono le persone, i privati? Vai là, c'è mica il direttore. Che direttore? Non c'è niente direttore. Dov'è? Dio mio. E poi parliamo della mafia. La mafia è stata rovinata. Rovinata dalle finanziarie. La mafia aveva un'immagine decorosa. Il mafioso aveva un nome e cognome. Totunno Usvisceruna. Un licantropo! Si chiamava Tonuno un licantropo! Se sbagliava uccideva qualche donna o bambino, manteneva tutta la famiglia di quelli sopravvissuti. Non uccideva la mafia i bambini, non li ha mai uccisi. Se oggi mettono le bombe nei musei, nelle cose, è cambiata. Non uccidevano i bambini. Andatelo un po' a dire a una vostra società che spero tanto vada in onda, la Nestlé.
che di qui fa orgio bimbo, orgio bimbo, orgio bimbo. Nel terzo mondo fa 1,5 milioni di bambini morti perché convince le donne africane o le donne indiane a usare il latte chimico invece di quello delle tette. Andatela a dire, sono società private quelle lì. Allora tutto così, tutto alla velocità della luce. Noi abbiamo i nostri tempi, la nostra economia, ciao come va, i nostri tempi. E qui, ma lo vedete, in che mano il mondo? A chi è in mano? Chi è questo? Energia, il cavo dell'energia. A chi è in mano questo? Chi ha in mano questo? Energia e informazione, energia e informazione. Chi ha in mano questi due cavi? Energia e informazione. Ha in mano le redini del futuro. Energia e informazione. Velocità della luce, fermi! Un brufoloso di 30 anni, di Singapore, pieno di brufoli, col colesterolo a 3000, che non scopa da 15 anni, alla velocità della luce con un computer, bit, 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 ha affondato la più importante banca inglese. Brufoloso di Singapore l'hanno preso, ma perché ha fatto così? Non scopo da 15 anni. Noi siamo in mano a questa gente qua, questa gente che compra i derivati in borsa, a questi squilibrati che li vediamo tutte le sere, che fanno i gesti in borsa, che fanno chi vuole le toro, chi vuole le azioni del Banco Ambrosiano, chi vuole la Montedison. Squilibrati, fermi, squilibrati, squilibrati che hanno le redini, squilibrati che tengono e vogliono tenere gli equilibri del mondo. Amici, ma il Messico non stanno annientando, prima hanno annientato i Chiapas, che si chiamano così non a caso, Chiapas, e lo ciapano tutto, l'hanno acciappato tutto. L'economia del Messico è stata messa in ginocchio come? Alla velocità della luce, amici. Uno con un computer, un americano fa bit e trasferisce $1 miliardi in Messico. Lo lascia lì un mese, bit, lo riporta indietro 1,1 miliardi. Un altro $2 miliardi, bit, bit, tu, bit, 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 gli tornano 2,2 miliardi. E c'è il messicano che cammina con la tortiglia in mano che dice, ma com'è che è già aumentata 4 volte da quando ce l'ho in mano, di prezzo. Allora, noi lo stiamo prendendo in quel posto alla velocità della luce. Ed è inutile tenere il culo al buio, hanno gli infrarossi. E allora, è un'economia schizofrenica. Tutti dicono, più economia, meno Stato. Io dico, meno economia o un'economia più da normali. Perché quando, signora, lei vede in televisione che il marco va su e il dollaro va giù, cosa pensa? Come me, cosa pensa lei quando sente tutte le sere il marco è andato giù, oscillato? La sua vita cambia? Non mangia più? Esce se non doveva uscire? Fa delle cose con suo marito? Cosa fa? Cosa pensa? Niente, perché oscilla il marco? Che cosa me ne frega, non c'ho di marchi. Va sulla lira, il dollaro, non c'ho neanche di dollari. Però gli effetti, sembra che noi non siamo collegati con quel mondo lì. Invece siamo collegati tutti i giorni, tutte le mattine, quando lei va a fare la spesa, che vota, quando veramente va a votare, e vota dentro un cestello al supermercato. E allora lì vede l'anello che congiunge tutte le borse, le finanze, perché va lì e vede kiwi della Nuova Zelanda, patatine della Nuova Caledonia, mele del Cile. Ma come le mele del Cile? Ce l'abbiamo qua, delle mele strepitose che diamo a una società perché le schiacci e la paghiamo anche. Fattura 6.000 miliardi per schiacciare i pomodori e le mele, e noi abbiamo le mele del Cile, perché chi l'ha deciso? Non l'ha deciso un agricoltore, l'ha deciso uno squilibrato con i brufoli, che ha fatto sì che il dollaro rispetto al peso cileno e alla lira sia più conveniente comprare la mela in Cile. E abbiamo queste parti di qui, fai 10.000 chilometri qui, navi, camion, cose. La Danimarca esporta migliaia di tonnellate di biscotti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti esporta migliaia di tonnellate di biscotti in Danimarca.
E uno dice, ma saranno diversi? Sì, e allora perché non si scambiano la ricetta? Allora è un po' di buon senso. Questo che io vorrei vedere. Non c'è più buon senso. Quale par condicio? Dov'è la par condicio? Sono una persona adulta io. Se parlo 10 minuti più Berlusconi che Bossi, non dovrebbe cambiare il mio pensiero. Sono adulto, non ho bisogno di leader. Par condicio chi se ne frega sulla politica, la voglio sull'economia, la par condicio. Allora la vera par condicio è quella lì. Spendiamo 10.000 miliardi sui prodotti e non sappiamo che prodotti sono. Lei sa fare sa smontare un motore di un'automobile? Signora, lei mi stava dicendo, tutti i giorni lo smonto uno. Sa cosa c'è dentro un televisore? Sai fare l'olio? Cos'è un gigler? Spendiamo 10.000 miliardi sulle merci e non sappiamo niente sulle merci. La par condicio dov'è? È permettere che un'azienda prenda uno spazio televisivo, radiofonico, sui giornali e dica 100 volte al mese, 10 volte al giorno, dica la vera sferzata di energia è la merendina del mulino bianco che poi è una ciminiera nera. Questa è la vera sferzata di energia, una merendina chimica fasciata nella plastica fatta un mese prima. Questa, allora la vera par condicio sarebbe mettere su un altro canale un pediatra che dice è una stronzata, una sferzata di energia per un bambino è una bella fetta di pane col miele. Dov'è? Dov'è la par condicio? Eccola dov'è! E allora, Dio mio, siamo comprati, venduti alla velocità della luce e non lo facciamo. La tecnica che ci dovrebbe risolvere dei problemi ci complica la vita, la tecnica. La tecnica, chi ha inventato il telefono, guarda che fine ha fatto. Chi ha inventato le carte di credito, un genio. Facciamo a meno dei soldi, comodissima la carta di credito, vai. Ma bastava una, il tuo codice fiscale, per telefonare, comprare, andare in autostrada, tutto. Invece ce n'hai una per telefonare. C'è gente che va a comprare, tira fuori il portafoglio, fra. E il negoziante dice, voglio i contanti perché non mi fido. È vero? Da una geniale c'è sempre un brufoloso col colesterolo a 3.000 che non da 15 anni che rovina un'idea. E allora la carta di credito è diventata una forma di controllo. I giapponesi non la usano. Ho parlato con un giapponese e mi ha detto ho capito così anch'io, cioè non, i giapponesi devi dire sempre di sì, loro dicono sì, te ne vai, poi parli con un altro tanto uguale a quello lì e non la finisci più, vai avanti 2 anni, 3. No, non la usano, perché è una forma di controllo. Qua, alla velocità della luce, ci passa il computer. Tic, 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 tic. Tu fai così, la banca schiaccia un tasto e sa da quello che compri chi sei e vende il tuo nome, cognome e indirizzo, che è proibito dal codice penale, alle aziende. Vi siete mai accorti cosa vi arriva a casa di pubblicità, di cosa? Vi sarete chiesto, ma chi gliel'ha dato l'indirizzo? Il vostro indirizzo, nome e cognome, viene venduto. Vi faccio qui, sono schifoso, signorita. No, le passo lontano. No. Vi faccio vedere una cosa. Scusa, c'hai dei piedi, bambina, che io sembri la figlia di Pippo Baudo. Allora, mi è nato un figlio, non voglio essere frivolo a dirvi queste cose, però dopo 3 giorni che era nato, 3 giorni, vado a casa e a casa mia mi arriva l'enciclopedia della mamma oggi, è meglio il latte materno e il tabulato della Chicco. Dopo 3 giorni ho detto, ma chi gliel'ha dato l'indirizzo? Ma vuoi vedere che l'ospedale si è venduto un bambino di 3,8 kg, un tanto al chilo, senza neanche dare una piccola percentuale al papà che è di Genova? Ho detto, è così che va il mondo? Un bambino di 3,8 kg? L'hanno venduto! Allora ho cominciato a stare attento, ho dato 300.000 lire alla Fondazione del Cancro, dopo una settimana mi arriva un libro del Reader Digest
con una lettera che ti era scritta, ma una lettera così. Se entro 9 giorni lei non paga o non restituisce il libro, il nostro avvocato. Ma che cazzo vuoi da me? Ma chi te l'ha chiesto? Ma il libro, l'avvocato, devo stare attento i 9 giorni. Il panico in casa. Ma stiamo scherzando? Ci fanno fare tonnellate di immondizia, tu prendi. Poi abbiamo le discariche, voi avete problemi dei forni, delle discariche. La pattumiera, ce la fanno fare, ci fanno disboscare l'Amazzonia contro la nostra volontà perché non l'hai chiesto. In Danimarca c'è una legge dello Stato che proibisce a chiunque di mettere una pubblicità se quello lì non te l'ha detto. Questa è la par condicio. E allora siamo tutti venduti. Lei che è casalinga, lei che sarà una signora, una zia, lui che è, cosa sei? Sei un disoccupato sicuro. Tu che sei un esubero. E ora vi faccio vedere dal tabulato di una banca una cosa importante. Se io mi inserisco in una banca dati di una banca, prendo 3 anni di galera. Se la banca vende, quindi si inserisce in casa mia, non succede niente, guadagna dei soldi. Questa è la par condicio. Vi faccio vedere cosa fa la banca. La banca fa così sul computer. Seleziona il nome di chi ha la carta di credito e dice, vediamo questo qui cosa ha comperato. Da quello che hai comperato si determina un profilo anche psicologico. Per esempio, par di Maglianti Mario compra la Feltrinelli, quindi è già di sinistra. Sporcaccione. Poi è sporcaccione sul serio perché va al sexy shop e si compra delle robe tipiche degli estremisti di sinistra. Poi la passera, lui non la vuole prendere solo, la vuole anche disintegrare, va all'angolo del fucile e si compra un Browning automatico da 800 sacchi. Poi ha fame, va in trattoria, alla sera va al disco Bar Tokyo, incontra una mignotta e tanto non lo sa nessuno, se la porta alla pensione Miranda, poi si eccita perché è morboso con le edizioni pauline e alla fine, il giorno dopo, ha una leggera malattia venerea. E va all'Altermo Center di Firenze. Il tutto, fermi! 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 Il tutto, fermi! Il tutto dice così, non lo verrà mai a sapere mia moglie. Il giorno dopo gli arriva a casa il postino con un vibratore a canne mosse che gli dice... Allora io vi dimostro che sono venduti tutte quelle carte di credito, quindi le carte di credito strappatele, qualsiasi, però siamo venduti tutti, anche chi non ha la carta di credito. Lei non è indenne, lei non ha carta di credito, vero? Sì, lei no, lei dice no. C'ho la carta, non so, ma non sì, non so, la carta non so. Allora, vi faccio vedere che siamo divisi in categorie tutti, anche quelli senza carta di credito. Guardate cosa c'è il marchio, SEAT, divisione STET, S.P.A. Società per azioni. Strane queste società per azioni. Guarda, ti dividono. Ah, hai comprato un paio di mutande negli ultimi 6 mesi? Spero di sì, gioia, se no avresti già ridotto in cancrena il seggiolino. Allora, sei in quella categoria lì, se hai dato l'indirizzo, acquirenti postal market. L'altro consumo, una rivista che dovrebbe dire le cose che vi sto dicendo io per proteggere i consumatori, gli abbonati suoi, cioè i suoi consumatori, lei se li vende. Poi ci sono amanti fai da te che non ho capito chi siano, magari sono quelli di Comunione e Liberazione, non lo so, ambientalisti, artigiani, cacciatori, vai avanti, tutte le categorie vi faccio vedere, casalinghe, siete anche voi lì dentro, casalinghe, club rotari, ecologisti, amanti natura, fratelli carni, vai avanti, adesso vi dico i prezzi, i prezzi, abbiamo il prezzo, mi sembra che io racconti delle storie. Un architetto costa 219 lire su carta, 486 su nastro magnetico. Cariche militari 216, un politico 222, un dottore meno che un politico 219 lire, un geometra 219, vai avanti, ingegneri, insegnanti, laureati, giornalisti, tutti, vai, professori, pubblicisti, ragionieri, periti agrari, tutti, commercio, nobiliari, i preti costano 216 lire. Allora lo capite, è il mondo in cui andiamo incontro. Vuol dire che un ospedale si può vendere i malati di AIDS. Vuol dire
che un ospedale si vende ai malati, supponiamo, di cirrosi epatica. Scusa. E magari se il Presidente del Consiglio ha anche delle assicurazioni, il gioco è fatto. Compra i nominativi e se c'hai la cirrosi che ti vuoi assicurare, ti fa un culo così, nel senso che ti raddoppia il premio o non ti fa l'assicurazione, capito? Guardate che non è fantascienza, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi. Come fanno? Fanno così, col beneplacito di tutta l'informazione. Tutta l'informazione acchiappa i soldi, quindi non dicono niente. Sono tutti dentro la torta. Con cosa? Con paginate di pubblicità. Con paginate sul Manifesto, sull'Unità, sul Resto del Carlino, sul Corriere della Sera, su Repubblica e sulla Stampa. Tutti prendono questa pubblicità qui. 80, 90, 100 milioni. Non ci sputi sopra. Rimbomba! Io ho provato a vedere cos'era. Abbassa, un click, abbassami le spie, avrai sul video i giornali, lo shopping, internet, i libri, le vacanze, rimbomba, rimbomba sempre di più, le vacanze, i videogame, migliaia di altre cose. Telefona al numero verde. Oh, tu voglio sapere che cos'è? Ho chiamato, risponde in Sardegna. C'era uno che parlava in stampatello. Io dico, rimbomba, e dico, pronto? E questo mi fa, telefonato mi hai? Sono rimasto in silenzio, grazie, grazie. E ho detto, che cos'è questa pubblicità? Mi ha detto, le mando la brochure. E se mi mandi la brochure? Mi è arrivata la brochure! La brochure è questa, quella che avevo in mano prima, dove devi rispondere a delle domande, come ti chiami, dove abiti, chi sei, il tuo codice, donna, uomo, se sei gay, normale, se ce l'hai piccolo, corto, non ce l'hai! Il tutto, c'è tutta la tua vita, amici, letture, cinema, tutto quello che riguarda la tua vita, lo spedisci con la brochure a questo indirizzo! Ricordatevi! A questo indirizzo, via Isonzo 25, Milano, ricordatevelo, via Isonzo 25, Milano, chi è? Quella supposta lì, quella supposta umana che entra e esce dal suo luogo ideale, che è il buco del culo di Berlusconi. Allora, io voglio sapere, allora perché tutti questi giornalisti che parlano di par condicio e di libertà non ce lo scrivono qui? Tu stai mandando la tua vita, tutte le informazioni a uno che gestisce la pubblicità di un partito politico. Tu mi fai dare la vita a Forza Italia, perché? Scrivilo, tutte le informazioni andranno a Forza Italia. Questa è la par condicio. Ci vendono nome, cognome e indirizzo, facciamo parte dello share, siamo esuberi, siamo segmenti, siamo fluttuazioni nel mercato che fluttua. Siamo opinioni in sondaggi, ci dicono quello che pensiamo un attimo prima che l'abbiamo pensato. Che uno c'è caso, ma aspettavano 2 ore e lo pensavo anch'io così, ma me l'hanno detto prima. Allora se dobbiamo essere anonimi così, preferisco il mio anonimato, scegliermelo. Divento anonimo, strappo le carte di credito, se mi telefonano per un sondaggio, pronto? No, sono mia sorella con le balle, ma sono mia sorella. Indirizzi non ne do più, sto molto attento e tutta la posta che mi arriva, ci tiro una riga, la rimando al mittente e il mittente ci scrivo, presso Gianni Pilo, via Isonzo 25 Milano, possibilmente senza francobollo, così la supposta gli fanno un mazzo così alla supposta umana. Tutta la posta che abbiamo. Allora, Dio mio, la tecnologia dovrebbe risolvere i problemi, non la tecnologia, ho questi due fili in mano, se hai questi due fili, questo qui è il computer. Questo, qui dentro ci passa telefono, radio, televisione, il computer era bellissimo, il computer era bellissimo, il computer l'ha inventato il personal computer, uno dei più straordinari,
personaggi, un bostoniano, due, Warzek e Jones, due studenti senza brufoli, che avevano rapporti settimanalmente con ragazze, straordinari, e hanno detto, signora, lei sa usare il computer? No, eh? No, ecco, lei, no, lei lo sa usare, no, lei, dico, no, non lo userà mai lei, ecco, c'è il rifiuto. Questa persona ha detto, perché non facciamo un computer semplice, il personal computer, da farlo usare anche alla signora? Semplice, da 150.000 lire, con tre tasti, che puoi comunicare col mondo, con un tasto puoi fare la spesa, sarebbe bellissimo, magari ci sono donne che soffrono di trombosi alle gambe, di flebiti, tric, 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 semplice, che costi poco. Eccolo qua, i fondatori della Apple, eccoli qua. Cos'è diventato il computer che pensavano loro? Per aprirlo ho fatto un corso di 3 settimane, perché lo apriva alla rovescia dove c'è la cellula. Costa 7,5 milioni, sistema DOS, Windows, Macintosh. Come l'ho comprato che uscivo dal negozio, arrivava il modello nuovo da 8,2 milioni. E io ce l'avevo già vecchio. Eh? E allora... la più grande invenzione del mondo dopo il telefono, se metti due computer, fatto una settimana uno dall'altra, li metti vicino, comunicano alla velocità della luce, ma uno in aramaico e l'altro in sardo antico. Non ci capiamo più. Lo capite? Il computer dovrebbe essere un modo di parlare velocemente con un'altra persona, di metterti in contatto col mondo. Cioè il mondo è rischioso, si stanno intrigando delle forze occulte in via internet, nei nodi, sempre gli stessi. C'è di nuovo una legge mammì che attraversa. Se non stiamo attenti diventerà un casino pazzesco, perché c'è gente che prende il computer, si chiude in cameretta e non esce più, Sono quelli fissati, no? Ciao, vieni a mangiare. No, devo comunicare col Massachusetts. Poi li vedi, dove vai? C'ha il virus, lo porto in clinica, lo faccio ricoverare. C'è gente, l'intelligenza artificiale che ha fatto il termine, intelligenza artificiale, è una cosa spaventosa, come se tu potessi dare un numero all'intelligenza. Ha fatto dei danni pazzeschi. Dicendo anche che Einstein aveva un basso quoziente di intelligenza. Si può essere meno intelligenti di così? Dio mio, questo che ha inventato il termine intelligenza artificiale si chiama McCarthy. E ha detto, lo scienziato ha detto, intelligenza artificiale. E gli ha detto, cosa vuol dire? Vuol dire che anche il meccanismo più semplice ha le sue convinzioni. Uno ha detto, ma scusi, come le convinzioni? Sì, ma scusi, allora il suo termostato che convinzioni ha? Tre. Qui si sta bene, qui fa molto caldo, qui fa molto freddo. Pup, gliel'ha messo nero. E allora, computer, tic, 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 ta. Questo diventerà così. La tecnologia che dovrebbe migliorarci la vita, ce la sta peggiorando. Come facciamo? Siamo inerti? Ci arriva la tecnologia e la subiamo così. Abbiamo già dei problemi col televisore, Videotron, Trinotron, già col telecomando. Tu schiacci per cambiare canale, ti si apre il cancello elettrico e non vedi l'ora e ti sogni quei televisori con due manopoloni, è vero? Ach, e torni nel passato. Ma bisogna andare avanti, bisogna conoscere un po' il computer. Così questo cavo di fibre ottiche non lo subisci solo. Lo puoi usare. Puoi mandare le informazioni. Succede una cosa, sei un tecnico, sei un pediatra, sai qualcosa sui bambini. Tric, 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 mandi le informazioni. Non aspetti quegli schifosi lì che mandano un'informazione fasulla a tonnellate e ti confondono lì e la fai. E chi la vede se la prende. Democrazia dell'informazione. Invece subiamo. Allora ci arriva adesso il virtuale. Tu ti metti questo, ti metti il tuo guanto, nel Kentucky c'è una che c'ha lo stesso coso e c'ha lo stesso guanto, tu digiti qui, quella nel Kentucky digita lo stesso, quella nel Kentucky ti fa così, tu fai così e poi cominci così, poi così, poi così e diventeremo degli scimpanzé con la più grande tecnologia del mondo, degli scimpanzé, e saremo pieni di telecomandi
saremo come dei paraplegici! Dei paraplegici su delle seggiole a rotelle, pieni di telecomandi, con la tecnologia dentro, cuori artificiali, esofagi di pasta e tecnologia fuori. Che senso ha andare in California? Non ci vado. E questo serve a non far viaggiare più. La California viene a me. California! E la California arriva. Ti entra nel cervello, gira un po' lì, poi se ne andrà un po' delusa di quello che ha trovato dentro. E allora le tecnologie che dovrebbero migliorarcela la vita, dovrebbero migliorarcela. Dio mio, per far da mangiare hanno inventato il teflon. Che straordinario materiale il teflon. Chiunque può far da mangiare, anch'io posso far da mangiare, non si attacca più niente. Il teflon è straordinario. Butti, ma cosa succede quando butti la roba? Io ho buttato due uova in una pentola di teflon. Ho visto una cosa. Ho visto le uova. Non ci vuole. Una è salita sul bordo e ho detto, prendimi con un cucchiaio di legno e sbattimi e facciamola finita. Perché è più comodo. Tutti riusciremo a far da mangiare. Ma l'arte di far da mangiare, che è l'arte della pazienza, l'arte della di non far attaccare i cibi alle pentole, si perderà. Ma la tecnologia che cos'è? La tecnologia che cos'è? Cosa sta diventando? La tecnologia dovrebbe migliorarmela la vita. È questa qui la tecnologia. Secondo voi è questa qua? Ha attraversato l'Oceano Atlantico a nuoto. La determinazione di un uomo, il contributo della scienza. Straordinario. Dai, chi di noi, anche lei signora, dentro di sé non ha mai pensato di andare, non so, al mare, ad Alaska, buttarsi coi braccioli, nuotare 6-7 mesi e arrivare a Los Angeles, su. Tutti era il nostro segreto, più segreto. Ora con la scienza puoi. E allora questo non è il contributo, la determinazione di un uomo, il contributo della scienza. Questa è la determinazione di un coglione per un orologio. La scienza non serve e non deve farmi nuotare 6 mesi, ma siamo scemi. La scienza serve a non farmi fare niente. Non a fare l'appunto alla domenica notte. Alla domenica notte sto con mia moglie e gli do anche qualche colpettino. Non vado a fare l'appunto. Quella lì non è tecnologia. Questa è tecnologia. Questa qui è tecnologia. In Svezia fanno un tagliaerba leggero. Il futuro è leggero. L'uomo più ricco del mondo fa beat, quello della Microsoft, John Gates, fa beat leggero. No, questo è leggero, 7 etti, va col sole. Questo taglia l'erba, ha un computer, lo metti così, gli delimiti il campo e lavora. E mentre lui lavora e taglia l'erba, tu ti fermi, tu ti sdrai, tu leggi, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, è lui che lavora. E quello là invece, la tecnologia è questa, col sole, lavora, è quella lì, eccola lì, la capra bionica. Questa è la capra bionica, straordinaria, è straordinaria finché c'è sole e lavora. Dio mio, non, guardalo, è straordinario, non mangia, non caga, non si iscrive ai sindacati, non si riproduce come i meridionali. Allora, guardala, questa è la tecnologia, la fa una ditta svedese, ci sono altre tecnologie, io ho capito questo, che questi fili qui, ci sono altre cose. Puoi pensare diversamente, l'energia, c'è anche quella solare, non c'è solo quella che ti dà l'Enel. Ora la fermo, fai così, è svedese, è straordinaria. Ha messo l'antifurto perché è un modello per l'Italia, questo qua. Allora, io ho capito che l'informazione,
il filo, la puoi anche mandare, non usare, l'elettricità lo stesso. Vi faccio una domanda, se arriva uno e taglia il filo della vostra corrente a casa, cosa succede? Lo sapete cosa succede? Morti, come ebeti nel terzo millennio, morti. Vai a fare la cacca, fai la cacca, tiri la catena e la cacca rimane lì. E ti guarda come dire, chi è lo stronzo di noi due adesso? Allora, morti, allora io ho capito che c'è un altro modo di ragionare. L'ho capito anche da uno svizzero, l'ho capito da uno svedese, che si può ragionare, me la faccio la corrente, col sole il principio è lo stesso. Se può funzionare con questo, che è una calcolatrice che abbiamo sotto gli occhi da anni, solare, se funziona come questo, il principio è lo stesso, allargato funziona quello, se allarghi un po' di più fai una macchina, se allarghi un po' di più fai una casa, se allarghi un po' di più fai il mondo col sole. Io mi allora vado in giro, vado in Svizzera, vado a Zollbruck, fermi, vado a Zollbruck, vicino a Berna, nella valle dell'Emmental, tutto un odore pazzesco, vedo lì e incontro un falegname, un uomo normale, un uomo intelligente, un uomo che sa fare le cose con le mani, che con le sue spese si fa l'elettricità, come due pannelli, acchiappa la luce del sole, fa l'elettricità, con l'elettricità fa l'elettrolisi, acqua e elettricità, scinde H2 da O, dall'ossigeno, l'ossigeno lo butta in una vasca di pesci rossi, ho visto i pesci rossi più grossi della mia vita, ce n'era uno che usciva e diceva, datemi un caimano che lo mangio. Con l'idrogeno, fatto dal sole, acqua, sole, energia, idrogeno, fa andare la cucina, i fornelli e la macchina. E la macchina, quel furgone lì a quattro ruote motrici, va a benzina, a GPL e a idrogeno, fatto col sole. E dallo scappamento cosa esce? Vapore acqueo. Acqua, esiste da 30 anni, Dio mio. Ora ve lo faccio vedere, l'ho fatto vedere in televisione, non so se l'avete visto. È vero, non vi ingannerei mai. L'ho provato, va a 110 all'ora, ha un'autonomia di 150 km perché ha un piccolo serbatoio di idrogeno, ma quell'idrogeno lì l'ha fatto col sole e da lì esce vapore acqueo. Questa è la tecnologia del futuro. Lo voglio domani, un furgone così. Le macchine le voglio così. Guardate un attimo cosa succede. Non so se è divertente o inquietante, decidetelo voi. Il guanto non trovo, guarda dov'è, un momento, ci doveva essere un guanto che non vedo, guarda dov'è, vabbè, lo facciamo senza, vai con la musica sarebbe bellissima, la musica. Voglio qua sul palco uno degli uomini più grandi che abbia mai conosciuto, uno svizzero purtroppo. Signori, l'ideatore di tutto questo che state per vedere si chiama Markus Friedrich. Moto e noi faremo questo esperimento. Gas! Ferma la musica! Gas! È contento con lo svizzero tedesco quando gli dici gas. Vix Vaporub. Ah. Ah. Ah.
esiste da 30 anni, lo tengono nei cassetti. Allora, se il futuro è nei cassetti, io voglio aprirli questi cassetti, perché se tengono un'auto così da 30 anni in un cassetto per vendere quello stramaledetto petrolio, allora, se tengono nel cassetto una cosa così, vuol dire che in un altro cassetto magari c'è una pillola che costa 30 lire che guarisce dall'AIDS. Magari c'è una foglia che se fai trituri la foglia guarisci dal tumore. Magari puoi diventare coi capelli. Quello è impossibile, ci vogliono ancora 50 anni prima che ti crescono. Potremmo, e c'è una cosa così. Ma vi immaginate voi la vita come cambierebbe? Questa è la politica industriale del futuro. Non la quercia, non l'ulivo, l'eucalipto voglio. L'eucalipto! Dio mio! Ma vi rendete conto? Ho sentito un politico straordinario! Straordinario! È andato in televisione e ha detto bisogna fare una legge. Non è possibile, l'inquinamento viene preso a 2 metri d'altezza. I più esposti sono i bambini, perché sono all'altezza dello scappamento. Bisogna fare una legge, ha detto. Ho detto, c'è arrivato, Dio mio, ha scoperto questa cosa. Ha detto, bisogna fare una legge, alzare le carrozzine per legge. Cioè tutte le mamme dovrebbero girare così. E invece con una cosa così, fai l'aerosol, esce vapore e acqua. Ma vi immaginate il traffico, la vita cittadina? Con queste macchine qui, cammini con tuo figlio dà un colpo di tosse, fermi una macchina e dici, senta, mi può dare 2 accelerate che stappiamo il bambino per piacere. Dio mio. Dio mio. Grazie. Ma non vi inganno, è un concetto semplicissimo, ve lo voglio far vedere. Questo è un tagliaerba normale, giapponese. Ci abbiamo messo qualche cosa in più, un serbatoio di idrogeno, sempre fatto col sole. Qui c'è il serbatoio, questo è un motore normale. Io vi faccio vedere che lo metto in moto, tranquillamente, così. Te, va. Va, Dio mio, non c'è benzina, non c'è petrolio, quello lì è il passato, questo è il futuro, non c'è niente, non c'è petrolio, to. Dio mio, c'è. C'è tutto, Dio mio. E allora usiamo ancora queste macchine, e l'informazione cosa ci dice? Fammi luce, perché devo dare una notizia sconvolgente. Queste macchine che hanno la stessa tecnologia, sono tutte uguali. Metti 1 litro di benzina nella macchina, il 90% va in calore e il 10% in movimento. E la chiamano automobile. È una stufa con le ruote. Ha 200 anni la macchina oggi, sono tutte uguali, mottoni, scoppio, vats, nel 1780. Sono vecchi, hanno dei dinosauri dentro. Questo è il futuro, Dio mio. E vi do questa notizia. Chi ha l'Opel Astra? Chi ha l'Opel Astra? Ecco, non le racconto delle storie. 2.300.000 vetture vengono ritirate in questo momento di Opel Astra, come la sua, perché c'è il pericolo di esplosione. Ne sono esplose 10 mentre si fa benzina, perché si sono dimenticati la grande tecnologia, si è dimenticata un filo che va a massa e scarica la corrente a terra. Le stanno ritirando, signora, no, non sono palle. E la casa cosa dice? L'Opel dice, nel frattempo che ce le portate dovreste avere l'accortezza che mentre fate benzina, di scendere un attimo e rimanere attaccati alla macchina in modo da fare voi lo scarico a terra. Questa è la grande tecnologia e la pubblicità, fermi, e l'informazione dell'Opel Astra, lei l'ha comprata perché cosa le dicevano dell'Opel Astra? Una passione che prendevi fuoco. E adesso c'è da ridere, ci sono 1,5 milioni di Opel Astra che vengono ritirate perché l'airbag esplode da solo.
Alcuni vengono la grande tecnologia da mausoleo e esplode, viene attivato dal telefonino. Sei lì in macchina, sei quelli fighi, pronto? Vanno fuori strada, arriva la polizia, che culo, si è salvato, che aveva l'airbag. E fa culo! Arrivano queste cose qui, le mistificazioni, con l'energia. L'energia non è una. Le tecnologie non sono una, sono tante. Io ho letto 3 giorni fa una cosa sui giornali, completamente poi risultata fasulla. Ah, voglio farvi vedere un attimo come parliamo di Europa. Forse fate bene a stare fuori. Non lo so. È diverso. Almeno gli italiani siamo diversi. L'informazione, qualsiasi settimanale tu vedi in Italia, sulla copertina c'è una strafigona, che qualsiasi sia la notizia c'è la strafigona. Crolla la borsa, c'è lo strafigone. Oh. Aperto il canale della Manica, c'è lo strafigone. Guarda. È simbolica quella lì. Siamo noi alla pecorina. È simbolica. Poi prendo un settimanale tedesco. Avranno i loro limiti, avranno i loro problemi, ma vedo un settimanale tedesco, lo Stern, che in copertina mette una donna anche lui. Però leggermente diversa, una bellissima indiana, girata da dietro, con un tagliettino qua. Quel tagliettino lì, gli hanno comperato un rene. E allora io sentivo, poco tempo fa, a Copenaghen, si è riunito il mondo per parlare dell'altro 2/3 di mondo che muore di fame, e l'unico che ha avuto il coraggio di dire la verità è stato Mitterrand, perché ha un cancro e ha un anno di vita. Si è alzato in piedi e ha detto: facciamo schifo tutti, facciamo una grande commedia, metteremo 10 punti, aiutiamo il terzo mondo, la cooperazione, ma saremo sempre gli stessi. L'ha detto Mitterrand con un tumore. Non mente uno che ha un anno di vita. E allora, quando sento parlare di mondo, di pace, dell'Europa, la libera circolazione delle persone, io pensavo che fosse una libera circolazione di persone tutte intere, perché pezzo per pezzo è anche un po' faticoso, cioè ti mando il fegato, poi io vengo fra 2 o 3 giorni. E allora, questo è un po' inquietante. E 3 giorni fa ho letto su uno schifosissimo giornale che abbiamo, che c'era una persona in coma, allacciata alla più grande tecnologia esistente. Era allacciata, piena di fili, la testa, il cuore, i polmoni, ed era mantenuta in coma dalla più grande tecnologia esistente. È passato uno, ha dato un calcio al filo, si è svegliato. Stava da Dio. Allora ho detto: vuoi vedere che noi siamo così, abbiamo bisogno di uno che ci dia un calcio al filo e cominceremo magari a vedere un po' più davanti, magari forse siamo così. E allora c'è della gente che comincia a guardare avanti, che il futuro lo vuole domani mattina? C'è, io credo di sì. Ora ve li faccio vedere chi sono. Uno svizzero, sempre voi siete maledetti. Sempre voi. Uno svizzero che fa di serie le vetture elettriche all'idrogeno. Eccolo lì. Thomas Staffler, primo produttore di auto elettriche su scala industriale. Auto elettrica, energia pulita. Fa l'energia con l'idrogeno e fa una macchina. Eccolo qui. C'è gente che fa i soldi, i profitti in un modo intelligente. Un altro, uno che faceva i Messerschmitt per i nazisti, un produttore di armi, a 70 anni si è pentito, è diventato il più grande produttore Volkov. Più grande produttore di pannelli solari, energia solare. C'è gente che guarda avanti e noi abbiamo ancora questa gente che sono i veri serial killer. Chi è un serial killer per lei? Uno che stupra i bambini è un malato mentale. Eichmann ha gasato 3 milioni di persone per un ideale distorto. Quello che voglio proporvi io di serial killer è uno che gasa milioni di persone per un conto corrente, e mandiamo via internet a 30 milioni di persone questo serial killer. Ora però ripetete tutti con me, siamo all'estero, potete farlo, ripetete tutti con me:
dirige il monopolio dell'automobile, si batte per il liberismo, i suoi motori preistorici causano migliaia di tumori, finanzia l'Istituto dei Tumori di Umberto Veronesi per ricercare le cause di questo male misterioso. Grazie. Fermi! C'ho delle altre cose da... ve le dico? Perché sono entusiasmante. Allora, io ho denunciato una multinazionale del tabacco. Si chiama... ma non perché sia contro o non contro il fumo. Le lotte non è tra chi fuma e chi non fuma. La lotta vera è tra un bambino di 13 anni e una multinazionale che fattura 50 mila miliardi di dollari. Allora, bambino di 13 anni. Mio figlio ha 7 anni, gli ha messo addosso Camel per sciare. Ho detto no, me ne dà uno senza. Un bambino di 7 anni non ce lo mette. Cambi monte. Cazzo, ti ho chiesto di mettermi un'altra cosa. Cambio monte, l'aggressività è sui bambini. Fanno i pupazzetti in America, Joe Camel. Piripiripiripi. Adesso hanno tirato fuori una cosa straordinaria. Guardate questa fotografia inquietante. Le bustine di zucchero. Perché i bambini cosa percepiscono? Il colore, lo zucchero. I bambini prendono lo zucchero a 7, 8 anni, 10, poi prendono una sigaretta, è identica, non fanno più nessuna fatica. Allora io vorrei fare un appello, vorrei fare una piccola legge, come fare prima una legge sulle automobili, obbligare le aziende a farle così. Vorrei fare una leggina. Vorrei dire, vendete tutto il cancro che volete, vendete tutto il fumo che volete, ammaestrate tutti i bambini che volete, però per legge il pacchetto lo fate così, bianco, il texano bianco, con sul cavallo bianco, nella neve bianca, nel pacchetto bianco, non ci vede neanche più un daltonico. Allora, non lo so cosa dirvi altro. Ecco, io vorrei fare ai ragazzi a scuola, cioè state attenti a delle robe, state attenti che il furto, veramente il furto, dei nomi, delle persone, niente al confronto del furto delle parole. Veramente il pericolo, secondo me, è della semantica. Quando escono delle cose così, sono entrato in un fornaio, dentro il fornaio per legge devono dire gli ingredienti, è vero? Anche qui farina 00, e ho scoperto che cos'è, dopo anni, la parola. Non so, ci sono dei bambini... Teneteli un attimo, ho scoperto cosa vuol dire aromi naturali. Sono entrato, lo giuro, sulla testa dei figli di quello là che tanto sono abituato. Hanno un callo così, sono abituato. Allora, entro dal fornaio, mio amico, e dico, senti, vedo letto, mi dici cosa sono gli aromi naturali? Sì, zitto! Vieni di là, mi dice. Lo giuro, vado di là e prende una chiave, apre un armadio blindato e c'erano 200 di questi bottiglini. Faccio per prenderne uno, mi fa, non con le mani! L'ho preso coi gomiti. Aromi naturali, la ditta accesa, una ditta chimica, aromi naturali. Vado a vedere che cosa c'è negli aromi naturali, aroma per alimenti a esclusivo uso industriale, avvertenze. Non ingerire tal quale, evitate il contatto con gli occhi e mucose. Da dove lo assumo? Aromi naturali, lo capite che è tutto un disastro. È tutto un circuito della morte. La più grande ditta di cloro sponsorizza Legambiente, che va a vedere se c'è del cloro nei pesci. Tetra Pak,
il più grande devastatore di boschi finanzia il WWF, coi volontari vanno a piantare gli alberi che poi li taglia il tetrapa per fare i tetrapa. Non si capisce più niente, guarda. Ace, Ace, Dio mio, Ace, Ace. Sai quella di quella sporcacciona vecchia che si strappasse lei, madre. La cambiano tutte le settimane perché si apre lei. Adesso Ace, le parole, non è più normale, è gentile. Gentile perché ce l'ha ossigenata. Mi sono informato, ho chiamato il centro antiveleni di Milano, ho chiesto alla dottoressa, ho detto che cosa vuol dire gentile? Mi ha detto, sa, se prima un bambino per distrattamente ne beveva un po', quando non era gentile, riuscivamo a salvarlo. Adesso se ne vanno sorridendoci delicatamente. Ciao a tutti! E neanche il Miguel Bosé dei tempi migliori.